Carissimi Pogonotomaniaci, bentornati, bentrovati sul canale di Pogonotomania. Buon primo maggio, buona festa dei lavoratori. Oggi sbarbatina veloce, poi blocco la rasatura fino a sabato o domenica, dove proporrò il secondo video con Razorock Game Changer. Oggi vado a provare questa crema da barba con aloe vera, Man Look, direttamente dall'Egitto, for sensitive skin, beh qualcosa in inglese si è scritto per pelli sensibili, contiene aloe vera, cera qualcosa. Mazza, è scritto veramente in piccolo. Quindi, Clementina che mi ha portato il mio allievo Ella Biad, che saluto se guarda il video, ciao. Eccola qua, piccolissima. C'è anche una data, 23.02.26, che sia la data di scadenza, boh. Comunque 40 grammi. Profumazione piacevole, un agrumato. Fresco, comunque, oggi in Brianza piove, tempo bruttissimo e io metto l'agrumato fresco, ma non solo, ho preparato il pre-barba della 3P, quello, mamma mia, potentissimo, canforato potentissimo, così rinfreschiamo per bene il viso. Tempo veramente brutto, madonna mia. Barbettina di un paio di giorni. Non avevo intenzione di produrre video, poi mi sono detto, ma sì, va, che ti costa? Accendi il telefono. Ho messo a dormire i due gatti. Ormai ne ho adottato un altro che non è mio, però viene in casa mia a mangiare, piccolino. Mangia come tre volte la puma. Bah, io non so, evidentemente casa sua non gli daranno da mangiare. O viene qui, si riempie talmente tanto che poi in quel di casa sua non avrà più appetito. Come rasoio l'avrete visto, uno sciavettino. Chavette Wilkinson. Quando Wilkinson se ne uscì con la linea New Wilkinson, per quanto riguarda il rasoio, quella farfalla, se ne uscì anche con questa linea di Chavette, piccolino. Manico in legno, o mi pare di aver letto segatura incollata, fatto bene fra l'altro. Lamettina, una crown, sempre di casa Lord. Ah, gli spezzo sempre ormai i bordi. E casa Lord, giusto per tenere fede al sapone da barba. Lametta prodotta in Egitto. Oh, mi si è spostata. No, non si è spostata. O io che sono mongolo. Porca miseria. Aspettate, eh. Ce la faccio, ce la posso fare. Ecco qua. Chavette, difficile. Chavette difficile perché ha una discreta esposizione della lama e poi abbiamo una punta sporgente qua così, a mo' di, come si chiamano quei, mano libera, punta spagnola, credo. Boh. Vediamo questa Man Look. Oddio, meno male che il video non l'ha fatto il nonnino, perché look in milanese non ha un gran bel significato. Un look è uno stupido. Quindi, questo mio allievo ha i parenti, uno zio, credo, o degli zii che fanno i barbieri da una vita. Oh, crema morbidissima. Ok, e mi ha detto che laggiù usano la crema Lord a tutto spiano. Infatti mi ha portato anche una crema Lord che proveremo. Io non ne conoscevo minimamente l'esistenza. Vediamo questa. Ha detto che ha tutto Lord. Profumo buono. Mi ricorda un po' vagamente Devergulde And. Secondo me richiede un pochino di acqua. Gliela diamo. Non esagero perché non conosco il prodotto, quindi vediamo se il video è partito. Sì, mi era venuto il dubbio che non fosse partito. Caspita, aspettate, non c'è il prezzo.
Made in Egitto, bla bla bla. Dovrei chiedere a lui. No, prezzo non c'è. Monta decisamente bene. Cavolo. Allora, aspettate che qua... Madonna, dove metto tutta la roba adesso? Qua mi cadrà qualcosa di sicuro. Spero non la ciotola perché non è infrangibile. Ok. E andiamo. Sì, profumo veramente piacevole. Potrei anche togliere gli occhiali. Dove li metto? Allora, mettiamoli qua. Pennellino, il mio vecchio omeghino. Cavolo. Molto piacevole. Decisamente ottima. Decisamente ottima. Allora, proviamo quello sciavettino lì da panico. Mi ricordo che vidi un tizio che lo andava a provare e fece così, riga di sangue, si era affettato il viso. Sciavettino molto piccolo. Allora, si sente tutta. Voi direte per forza uno sciavette, però ci sono sciavette che hanno un'esposizione minore e quindi la lama risulta essere meno percepita dalla pelle. Questo ha una particolarità, una vite di regolazione dove si può gestire la durezza per quanto concerne l'oscillazione del manico. Manico che sbilancia leggermente verso il dietro lo strumento, però meglio. Porca miseria. Qua ci vuole una mano leggerissima. Secondo me non è propriamente uno chavette per chi vuole iniziare con questo genere di rasatura, eh. Saluto il Fabio Cancilleri, Claudio D'Incalci, Giovanni Danza, Massimo lo Sbarbatore Napoletano, ogni tanto mi nomina, e anche Christian di Che Noia, Che Barba. Ciao ragazzacci, i vostri video li guardo tutti, ma sono un po' impegnato. Faccio fatica a interagire con voi. Pomo d'Adamo, maledetto. Beh, passare dai Game Changer 68 allo Chavette della Wilkinson, un po' di differenza c'è e la si sente tutta. Lasciato dei peletti qua.
Mamma mia, si è pericoloso sto cosa. No, pericoloso. No, ho detto una cosa brutta e sbagliata. Non ti lascia spensierato, eh. Però, cavolo ragazzi, mamma mia, che piallata. Basta, io non devo fare più nulla, assolutamente più nulla. Sistematina alle basette. Ok. Non vedo con la luce. Vabbè, proviamo di nuovo. Vedrò dopo, un pochino più su. Ok, bene, io direi anche rasatura conclusa, senza feriti, sì, un leggerissimo puntino qui, passo un po' di allume di rocca, quindi sciacquatina, allume di rocca e torno subito. Allume, eccolo. Zero, ma nemmeno qui dove c'era il tagliettino, fermi tutti. Sciacquatina e dopo barba. Dopo barba, mitico acqua velva. Ah, che buono. Ti ho visto che Bruno ha rimesso acqua velva. Io sono andato a comprarlo perché prima non c'era, ma l'ho comprato, eccolo qua, al supermercato. Questa linea qua dovrebbe essere lo stesso, però volevo il boccettone per fare un video particolare e vabbè, vediamo se riuscirò a prenderlo. Quindi di cosa vado a parlare? Beh, a parte il pennello dopo barba che conosciamo tutti, questo, aspettate che tolgo la lama, questo Chavette si vede poco, meno male. Meno male perché non tutti gli Chavette sono uguali. Quelli che vengono definiti più gentili, più delicati, sono quelli che hanno, lo sto asciugando, è un'esposizione minima della lama. Questo non ha proprio un'esposizione minima. Quelli ancora più delicati sono i Chavette tipo Vanta. Attenzione che c'è dentro la lama, che proteggono l'esposizione degli angoli della lama, che è il punto più pericoloso. Beh, questo non ha nessuna di quelle caratteristiche. Discreta esposizione, lama che spunta fuori, cioè basta veramente un errore, un angolo sbagliato che la punta della lama ti apre. Quindi, sciavettino, a me piace, fatto veramente bene, piccolino. Piccolino, però vuole una mano molto 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 allenata. Ottima questa schiuma, ottima veramente. Vediamo cosa è rimasto nel pennello. Faccio, beh, caspita, ha mantenuto ancora, adesso c'è la luce molto forte, una certa lucidità e corposità. Porco miseria. Peccato che per acquistarla devi prendere l'aereo e andare in Egitto. Adesso non mi ricordo da dove arrivi questo ragazzo. Niente, la Biad, se stai guardando il video ti ringrazio. Molto buona, molto valida questa crema. Carissimi, un quarto d'ora più che sufficiente.
ci vediamo nel fine settimana, spero, con prossimo video dove andrò a parlare del Razorock Game Changer. Guardate il video e scoprirete quale. Un abbraccione a tutti, ciao da Andrea, dal canale di Pogonotomania. Buona festa dei lavoratori e come sempre fate i bravi. Ciao, ci vediamo alla prossima.